continua la serie dedicata alle aperture serali estive dei parchi italiani. E oggi ci godremo la magia delle aperture serali di Magicland, andando alla scoperta delle novità della stagione estiva, tra cui Battaglia Navale, che finalmente ha riaperto. Torneremo anche dentro Dungeons con delle riprese esclusive dell'esperienza. E concluderemo la serata vedendo il nuovo show finale alla Baia. Quindi mettetevi comodi e benvenuti a Magicland. Amici, benvenuti in questo nuovo video e bentornati a Magicland. Non è passato tantissimo dall'ultima volta, ma siamo già tornati. E oggi in realtà è una giornata importante per il parco perché vengono inaugurate tutte le novità della stagione estiva. Io sono venuto esclusivamente per vedere Magicland di sera, per vivere un po' il serale. Ma hanno già inaugurato una mostra dedicata ad Alberto Sordi e hanno anche fatto vedere un nuovo show al Gran Teatro dedicato al mondo del rock e ai grandi classici che gli girano attorno. Peccato, mi sarebbe piaciuto vederlo, ma torneremo. Tra le novità che stavamo aspettando ci sono Battaglia Navale, che finalmente ha aperto, l'hanno totalmente rifatta, l'abbiamo vista già più volte durante la stagione, ma finalmente hanno completato i lavori e oggi potremo provarla. C'è anche un nuovo show serale alla Baia che si chiama Elements, lo vedremo più tardi, e oggi è anche il giorno del Magic Fire Festival, ci saranno fuochi d'artificio, insomma è una serata bella piena. E il parco è mega pieno di gente, anche all'ingresso era pieno di persone, ci abbiamo messo un sacco a far la fila per entrare. Buonasera Antic, più tardi veniamo anche da te. In questo momento stiamo andando verso Magic Splash perché siamo arrivati giusto in orario per l'aperitivo di benvenuto che si terrà proprio a Magic Splash, quindi stiamo andando lì. Poi finito quello esploriamo meglio tutto il parco. Ecco, questo è lo show di cui vi parlavo prima, è un musical live dedicato alle hit della musica rock. Ripeto, mi sarebbe piaciuto vederlo ma purtroppo ce lo siamo perso, lo fanno alle 15 e adesso sono le 6. Il nuovo musical comunque non è l'unica novità di questo tipo per l'estate, perché il parco ha studiato un nuovo palinsesto di eventi e ci sono tantissimi nuovi spettacoli da guardare. Ehi, ma qui in zona Haunted Hotel hanno cambiato la soundtrack, c'è questa soundtrack messa mega forte, abbastanza a tema con l'attrazione. Qui c'è Dungeons. Ehi, ma ci sono pure gli attori. Ciao! Che vuoi? Niente, vado. Devo andare di là. Ok, ok, andiamo. Vieni andiamo. Qua! Vai, vai, chi ti chiama? Vai! Vieni. Ti devi muovere! Seduto! No, ma perché? Ma non si fa! Faccio quello che voglio. No, dai, ma poverino. Ma non è una bella... Non sono affari tuoi. Me ne vado. Bello, c'è una bella atmosfera. Tra l'altro sta roba della street animation è una cosa che apprezzo tanto. Anche a Gardaland l'hanno messa come novità quest'anno. Qui effettivamente mancava. Non credo di aver mai visto una roba del genere se non nel periodo di Halloween. C'è anche lo spettacolo delle fontane danzanti in questo momento, che crea sempre un bellissimo effetto. Eccoci dentro, siamo a Magic Splash. Tra l'altro è uscito proprio pochissimo tempo fa il video dedicato al parco acquatico di Magicland con le novità di quest'anno. Vi lascio il link qua su da qualche parte per recuperarlo, comunque lo trovate in descrizione o nel canale. Qui dentro c'è sempre una bellissima atmosfera, sa un sacco di estate questo parco. L'aperitivo è stato molto chill, ho deciso di non strafare, ho preso giusto un calice di vino bianco con un po' di frutta per restare leggero. Ok. Questo era il piatto che mi son fatto per... Ma scusate, ma era tutto offerto, ma sarei stato mega maleducato se avessi rifiutato, no? No? Comunque, a parte gli scherzi, il buffet era ricchissimo sia di cibo che di bevande ed era tutto organizzato molto bene. È finito il nostro aperitivo, ci siamo diretti di nuovo verso il parco per iniziare la nostra serata. Ok, stiamo rientrando a Magicland, abbiamo fatto un aperitivo abbastanza impegnativo, eh? Ho visto che hai mangiato buono, parecchio tu. Buono, ma non l'ha ripreso, quindi non possiamo dire che... No, cosa non ho ripreso perché mi sono goduto il momento, penso che a voi interessava poco vedermi mangiare. Però Magicland ha sempre un'ottima organizzazione di questo tipo di cose. Complimenti Magicland, ci siamo trovati benissimo. Wow, wow, questo skyline non smetterà mai di sorprendermi, soprattutto al tramonto. È qualcosa di bellissimo. Comunque, la nostra direzione adesso dovrebbe essere Battaglia Navale, che si trova proprio qui accanto. Stasera vorremmo fare... Ah no, non possiamo farlo, attrazione chiusa. Niente Cosmo Academy, gli volevo dare un'altra possibilità stasera, ma... Fa niente. Allora, visto che siamo qui e che tra l'altro è un po' una novità di quest'anno, anche se la conosciamo già, direi di provare Dungeons, che tra l'altro al momento non ha coda, quindi è il momento perfetto per farla. Vi ricordo che per provarla è necessario acquistare un biglietto a parte, ha un costo a parte, come attrazione costa 7,90 euro, così come l'Haunted Hotel. Le due Horror House hanno un costo a parte. Muoviti! Vai, 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 ti seguo. Avanti! Ti seguo. Ancora lì. Muovetevi!
Ma poi siamo solo noi, ma siamo in quattro, ma siamo pazzi. Aspettami qui, adesso ti faccio entrare. Va bene, va bene. Okay. Aspetta, aspetta. Forse ci danno l'opportunità di riprendere in facecam all'interno, quindi probabilmente potrò farvi vedere le mie reazioni. Secondo te ci daranno il permesso? Perché non ha mai fiducia sta ragazza? Sei sfigato, no? Secondo me sì. Secondo me anche. Chi avrà ragione? Hanno detto sì. Hai fallito invece, hai visto? Okay. Benvenuti a Dungeon. Salve. Ma non ci sono più le sedie qua? No. Ah. Sei stanco? È un po'. Abbiamo pensato bene che le vostre anime qui possano stare serene, tranquille. Le vostre anime, non i vostri corpi. Ah. Sia ben chiaro. E i corpi? Verranno torturati. Chi è Simo? Chissà io. Ma siamo solo noi quattro? Sì. Ma perché non viene nessuno? Ma non è un buon convento allora? No, rimarremo insieme per sempre. Vai. Ma tu ci accompagni per tutto il giro? Assolutamente no. No, come no? Da questo momento sarete soli. No. Senza neanche una luce? Niente. Ciao. Buona morte. Come buona morte, oh. Ma sono pazzi, ma che è? Però sta parte me la ricordavo fighissimo, il pavimento morbido. Ma chi è qua? Chi chiama? Ma che ansia, oh. Se uno di questi si muove non so che faccio, eh. Questo, ma... Peccatore! Ma che peccatore? Ma non ho fatto niente! Ah, dov'è che devo andare? Ah, ciao! Vattene! È scomparso... Ma sei matto? Ma che palle! Basta, ma che... Ah, chi è che ho toccato? Oh! Ma siamo... Ah, ma chi è? Madonna! Zero! Ma siamo scherzati! Oh, ma quanti sono? Madonna! Madonna! Non ho più voce! Non ho più voce! Basta, porca miseria! Basta! Madonna! Oh, ma basta! Muoviti! Ma tu non eri l'elfo di Babbo Natale? Via, via, via. Ma è incredibile, hanno migliorato tantissimo l'esperienza. Cioè io sto sudando ancora. Madonna, ma è pieno di zombie lì dentro. Non c'è un angolo vuoto, vi appaiono dai muri, dal buio. Ovunque. Non è che ce ne sono tanti dentro, però sono posizionati talmente bene, si muovono talmente bene che non c'è un angolo di tregua lì dentro. Cioè una volta che entrate nel percorso vero e proprio, buona fortuna. Cioè io vi giuro, non mi spaventavo così tanto in un horror house da un sacco di tempo. Questa comunque è la situazione code di oggi, cioè è letteralmente pieno. Ciao Magicland! Oh no! Oh, la gatta! Oh, ma dove sono le luci? Cagliostro sempre figo, ormai dico sempre la stessa cosa ogni volta che lo provo. Adesso, obiettivo della serata in realtà è fare battaglia navale prima che faccia buio, però visto che siamo qui c'è Antic, quindi facciamo Antic. Dungeons mi ha prosciugato la voce, sento la mia voce che piano piano si sta scaricando. Vieni fuori a giocare! Oh no, ma adesso con una mano verrà malissimo. No, ma che fa? Ma no, ma siamo più sparati! Si è messo di lato! Oh. Oh, chi è che spara nei miei? Allora, come esperienza è sempre divertente da fare, però anche l'ultima volta c'è qualche problema con le vetture che non seguono bene i movimenti dei filmati. Solo quello, e il resto va bene, le pistole funzionano, gli effetti all'interno funzionano. Sono le vetture che stanno dando qualche problema da qualche settimana. Ed è un po' un peccato, però resta comunque un'ottima attrazione. E qui dentro comunque resta la mia preferita. In
zona olandese volante hanno cambiato da qualche settimana le vele che ci sono all'ingresso, ingresso che tra l'altro a me piace tantissimo, e hanno rimesso a nuovo quelle e queste. Non male. Adesso, visto che siamo in questa zona, ovviamente stiamo andando a fare battaglia navale, che come vi dicevo a inizio video ha riaperto da poco dopo una lunghissima manutenzione. Eccoci qui. Nella queue line hanno messo questo Drakkar che riproduce le barche che ci sono nell'attrazione. C'è anche il nebulizzatore per l'estate, quello è super necessario soprattutto in serate come queste. Fa mega caldo, vedi che bello, tutto ricolorato, ha quell'atmosfera da attrazione proprio nuova. Tra l'altro per me attrazione nuova lo è sul serio, perché io non l'ho mai fatta in tutte le volte che sono venuto al parco. Questa l'ho sempre saltata, non mi ha mai attirato particolarmente. Però visto che c'è l'occasione di provarla, rifatta da poco, è praticamente una novità di quest'anno, eccoci qui. Oh no, ma qui è tutto bagnato, ho un bruttissimo presentimento. Eccoci qui, siamo a bordo. Mi ricorda un po' le imbarcazioni della Splash Battle di Europa Park, sono molto simili, in realtà è lo stesso tipo di attrazione, quindi... E che ci fa? È estate! Capirai, adesso a me verrà malissimo sparare con una mano sola, perché non posso neanche mirare. La stazione si vede tantissimo che è stata ricolorata, ha proprio dei colori belli accesi. Ma ti siedi? Ma tre ore? Ma è normale che è bagnata, è un'attrazione bagnata! Oddio, se... Oh, guarda! Madonna, ma viene malissimo, come faccio? Non riesco con una mano! Oh! Ma adesso a chi sparo io? No, non riesco! Devo provare con la... Oh, no! Ah! Facciate, batti! Se mi picchia... No! Oh, ma non vale così! Ma non vale da dietro! Ma sono pazzi! Ah! Basta, basta, vi prego! No, non vale così però! Da, ma ci hanno super bagnato! Ma eravamo asciutti! Maledetti, vi sta bene! Bagnateli! Distruggeteli, ammazzateli proprio, ma tutti! Meno male che ci sono i bambini, io a chi sparo? Da qua, scusate, non ho nessuno davanti, mi viene pure malissimo. Scusate, non si fa, non prendete il mio serio. Dai. Maledetti! Basta! Ma siete pazzi! Guarda che bel panorama. Allora, non è male. L'unica cosa di cui si sente la mancanza è una soundtrack. Ci sarebbe stata da Dio una soundtrack a tema vichingo, qualcosa che fomentasse un po' la battaglia. Però come esperienza non è brutta. Cioè, guardatevi due, sono due bambini. Tra l'altro stando combattendo con due bambini, quindi proprio infami da morire, cioè. Ok, siamo decisamente bagnati. Però volendo, usciti dall'attrazione, ci sono i mega asciugatori a pagamento. Riferimento a Gardaland. Ma ci sono a Gardaland, ma che dici? Ma questo è fissato. Però visto che è una serata molto calda di luglio, non è il caso di asciugarci. Ci asciugheremo con l'aria naturale. In generale non è una brutta attrazione. Cioè, quella di Europa Park ricordo che la feci perché mi attirava il fatto che avesse la sezione Dark Ride, e quella in effetti è molto bella da fare. Questa in realtà non mi ha mai attirato particolarmente, l'ho sempre vista come un'attrazione di contorno. Però è figa farla con il giusto mood, con un gruppo di amici, o comunque con la giusta competizione con le altre persone, diventa molto divertente, soprattutto in giornate molto calde. Hanno fatto un ottimo lavoro di sistemazione, hanno ricolorato tutta la scenografia, il che è un'ottima cosa. Ripeto, l'unica cosa di cui si sente la mancanza è una soundtrack, ci starebbe benissimo in un'attrazione del genere. Però per il periodo estivo secondo me è un'ottima attrazione, fatela se venite al parco. Non so se questo è un effetto voluto o se sta semplicemente glitchando la luce, ma è molto figo. Da quell'idea di castello infestato, abbandonato. In realtà questo è un ristorante, self-service. Però scenograficamente è molto bello. Arrivati a questo punto, senza neanche accorgercene, si era fatta l'ora di recarci alla baia per lo spettacolo finale. La novità 2024 per il finale di Magicland si chiama Elements, un nuovo show inedito che mischia le performance degli artisti a numerosi effetti speciali, giochi d'acqua, luci, colori, raccontando in modo semplice i quattro elementi: terra, aria, l'aria è vivida nel suo spirito, l'acqua si adatta alle circostanze aggirando gli ostacoli sul suo cammino, e ultimo ma non per importanza, il fuoco è sempre stato e ragionevolmente rimarrà sempre ogni elemento introdotto da una breve narrazione con il water mapping, seguita dalle performance del cast artistico. Uno show adatto a tutti e sicuramente piacevole da guardare per concludere la serata e salutare il parco. Lo trovate a Magicland per tutta la stagione estiva. Finito lo show avevamo ancora un po' di tempo prima di andare via, quindi... Ci rimane ancora un po' di tempo per provare qualche altra attrazione. Questo lo salto volentieri. Però qui in area Old West c'è un piccolo coaster family che solitamente salto sempre. Quindi oggi è il giorno perfetto per farlo. Vai, ultima attrazione della giornata. Nada, penso, visto che stanno quasi per chiudere. C'è tutta l'area Old West sullo sfondo e da questo lato invece Shock e tutto il resto del parco. Oh, oh, oh.
Dune piccoletto, come si fa sentire? È tipo la versione potenziata dei Brucomela. Bello, bello, carino. Ha poco timing, ma come esperienza ci sta. Un ottimo family coaster. Il parco è ancora pieno di vita, cioè c'è un sacco di gente. Adesso siamo in attesa che inizino i fuochi d'artificio e poi si concluderà la nostra serata. E infatti, neanche 10 minuti più tardi, abbiamo dovuto salutare l'area Old West e recarci verso la Main Street per concludere la serata così. E così siamo arrivati alla conclusione di questo video. E con la visita di oggi posso dire di aver visto tutte le novità di Magicland che erano previste per il 2024. Certo, mancano ancora eventi importanti come Halloween e Magic Christmas, ma per quelli c'è ancora tempo. Intanto per i prossimi mesi potete godervi le lunghe serate estive al parco con eventi di ogni tipo. Ok, adesso è arrivato il momento di salutare Magicland, ma prima ho un'ultima cosa da dirvi. Prima di concludere vi ricordo che se volete venire a Magicland per vivere il serale, un po' come avete visto in questo video, potete acquistare i vostri biglietti col mio codice sconto Chris o in alternativa cliccare il link che trovate in descrizione per acquistare i vostri biglietti. Io vi ringrazio per essere arrivati fino a questo punto del video, vi chiedo di lasciare un like se vi è piaciuto e di iscrivervi al canale per non perdere i prossimi contenuti in arrivo e vi do appuntamento alla settimana prossima. Ciao a tutti!